Yeah. Ding. Potenza, parla ragazzi, qua Max della GeneGuard, ci sono la story, sono qui a presentarvi finalmente questo nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video veramente speciale e importante. Speciale perché oggi ragazzi è il 24, io il Natale lo festeggio il 24 sera con tutti i miei parenti. Vado dalla mia nonna, quindi è una cosa abbastanza tattica. E io ho detto, cioè, è un po' il mio sogno, il mio progetto fare una specie di un video abbastanza importante, appunto natalizio. Qual è questo video? Qual è il video che vi sto portando? È il Fuck You Time. Fuck You Time richiesterimo ragazzi, veramente in un macello me l'avete chiesto. E finalmente sono qui anche in ambito natalizio, come vedete ragazzi. Mi sono vestito, cioè questa cosa è magica, ci tenevo così tanto che, dato che siamo in ambito natalizio, non potevo vestirmi non da Babbo Natale. Poi se vedete un po' la faccia arricciata, si può dire così, io che contorno col naso, se si può dire così, è perché questo vestito puzza in una maniera tremenda. Infatti mi sa che dopo lo toglierò, tipo sa di pesce, l'ho comprato ieri ma non mi sembrava puzzasse così tanto. Poi la taglia più grande era una 14 anni, come vedete mi sta alla grande. Comunque ragazzi, possiamo anche partire, come vedete dietro l'albero, appunto per far sempre un clima sempre più natalizio. Partiamo subito con questa mia prima domanda, il mio primo Fuck You Time. Allora Marco ci chiede, innanzitutto ragazzi tengo un attimo a dire che queste domande appunto le ho prese dalla pagina Facebook, da questo video in poi le prenderò da YouTube, quindi se volete farmi qualche domanda appunto a cui non ho già risposto in questo video, mi raccomando scrivetele nei commenti, scrivete l'hashtag fuck, quindi il cancelletto fuck, due punti e poi la domanda. Comunque partiamo, allora Marco ci chiede, fuck, come mai ti chiami Axel? Quanti anni avevi quando hai iniziato YouTube? Allora ragazzi, questa qua, ovviamente in questo primo episodio farò le domande principali e le ho un po' messe in ordine appunto così per potervi spiegare c'è un discorso dietro, ecco, vi dico solo questo. Comunque, domande chiestissime anche. Allora, come mai mi chiamo Axel? Ragazzi, Axel, perché mi chiamo così? Perché io da piccolo, relativamente da piccolo, perché fino all'anno scorso mi piaceva e guardavo un macello in Azuma Eleven, che è un cartone animato. E appunto il personaggio che stimavo di più era l'attaccante, che appunto si chiama Axel. E io facendo anche l'attaccante nella vita reale, si può dire così, appunto mi sono subito... ho subito apprezzato, appassionato di questo giocatore, ecco, e da qui è nato il nome Axel. Prima ero Z Axel, ora è diventato O Axel. O Axel me l'ha consigliato un mio carissimo amico, che saluto, ciao Massi. E appunto, boh, mi aveva detto lui, dato che dovevo cambiare canale, mi ha detto, oh, ma chiamalo O Axel, e così l'ho chiamato O Axel. Poi anche quando uno mi chiama, dice, oh, Axel è perfetto. Allora, quanti anni avevo quando ho iniziato YouTube? Allora ragazzi, c'è una piccola cosa, Axel, quando ho iniziato col nome Axel, ho iniziato appunto su ZAxel HD, quindi un anno fa. Però io su YouTube ho iniziato da molto prima, perché prima avevo un canale di Call of Duty, dove facevo video di Call of Duty, che YouTube mi ha chiuso per copyright, oppure per segnalazioni, perché tipo avevo una marea di non mi piace a video. Infatti una causa è stata quella per cui non l'ho più cercato neanche di riprendere, ho smesso di fare video di code. Comunque lì sarò stato in seconda media, ebbene sì. Allora poi Stefano ci chiede, fuck, come hai iniziato su YouTube? A me hai pensato di lasciare tutto, bell'Axel. Allora, come ho già detto, io ho iniziato appunto caricando video di Call of Duty. Il primo mi sembra che avessi caricato nel maggio di quando ero di seconda media, quindi ragazzi un bel po' di tempo fa, veramente tanto. E ho mai pensato di lasciare tutto? Allora, su quel canale sì, perché avevo una marea di segnalazioni, probabilmente perché ero anche abbastanza, non dico piccolo, però ero anche abbastanza piccolo, e ormai nella comunità di adesso se uno è piccolo significa che non è bravo, quindi avevo un macello di non mi piace, lì avevo pensato di lasciare tutto. Invece con ZAxel forse poco, quando ho dovuto cambiare canale, ma adesso no, perché con gli iscritti magici come siete voi, come si fa a voler lasciare? Passiamo alla terza domanda, sono 10 domande. Marco ci chiede, fuck, quando hai iniziato YouTube ti saresti mai immaginato questo successo? Hai iniziato per gioco o per quale motivo? Grazie Axel. Allora dipende i punti di vista di quando ho iniziato con YouTube, perché quando l'ho iniziato sull'altro canale, che adesso non c'è più, non ho andato neanche a cercare, io ho fatto tipo un macello di sub for sub, che era appunto iscritto ai ricambi, quindi non è che li conto relativamente. Ma quando ho iniziato appunto a fare video di FIFA con ZAxel, il mio obiettivo era di raggiungere i 1000, ma li pensavo già come una cosa stratosferica, e ora ce ne siamo a 22.007, mi sembra, se non erro, e mai me lo sarei immaginato. Ho iniziato per gioco, ho iniziato perché appunto seguivo uno youtuber, allora con Call of Duty seguivo strategico Call of Duty, invece per FIFA sì, seguivo Sick abbastanza, e poi anche perché avete presente quei giochi a cui non avevate mai giocato perché io giocavo a Call of Duty, poi avete provato, vi casano un macello e vi dite dobbiamo fare video, e così è successo. Qua
un'altra domanda. Allora, Oscar ci chiede: i tuoi genitori ti sostengono l'idea che tu sia uno youtuber e quindi devono anche spendere soldi per comprarti la roba? I miei genitori mi sostengono, sì, ma sono abbastanza alterati. Dico così perché tira via abbastanza, cioè tira via molto tempo appunto stare su YouTube. Anche allo studio, vabbè, che si sa che i genitori vogliono che il proprio figlio studi 24 ore su 24. Ma loro si arrabbiano abbastanza da questo punto di vista, che dicono che mi tira via troppo tempo. Gianluca Banfi, non dovevo dire il cognome, mannaggia, ci chiede: da dove arriva il tuo motto potente a palla, bella Axe? Allora, bella Gianluca, allora, lo ripeto, gli ripeto, questo motto l'abbiamo inventato io e un mio amico durante una lezione di latino della prima superiore, che appunto era l'anno in cui ho aperto Z-Axel, HD se non ero, e perché noi quando dicevamo una cosa bella, tanto bella, era bella, para. Poi, quando succedeva una cosa strana, diversa dal solito, quella cosa era potente, e così un giorno l'altro fa detto, tipo, voi come dite in italiano una cosa che è tanto bella? E lui ha detto potenti o appala, tipo una cosa così, e da qui è nato il termine. Adesso non mi ricordo se è successo proprio così, ma la storia è quella. Ivan ci chiede: da quando sei famoso i tuoi primi video, la storia di Oaxel? Allora, in poche parole la mia storia: ho iniziato facendo video di compravendita, e quello lì è stato, diciamo, la cosa che mi ha fatto un po' salire, perché a quei tempi in cui io ho iniziato non quasi nessuno faceva video della compravendita, anzi mi sembra nessuno in Italia. E quindi questo è stato un po' il mio punto di forza. I miei primi video appunto sono stati sulla compravendita, e poi si è andati sempre avanti con le serie, Putticitella, Dalle palle alle scale, Wager Match e infine Pink Pale. Fabio ci chiede: qual è il tuo vero nome? Ragazzi, il mio vero nome è Marzio, adesso non fatemi le battute, non siamo a marzo, siamo a dicembre. No, comunque è Marzio, non cercatemi su Facebook anche perché non aggiungo nessuno, quindi magari, infatti adesso non vi dico il cognome, magari in un futuro ve lo dirò e appunto vi darò la possibilità di seguirmi sul profilo Facebook. Nico ci chiede: Axel, vorresti che Piscitella sappia del tuo interesse nei suoi confronti? Minghie, se lo vorrei, non è un macello. Ma mi hanno detto che forse lo sa già, perché c'era tipo un iscritto che ha detto che aveva il padre dirigente del Pescara, una cosa insieme, che quando gli ho trovato Piscitella ha detto: ma sai che c'è uno che ti stima a macello? E fate vedere il video e lui fa: ah sì sì, ho presente. Comunque queste cose sono tutte da vedere. Michele ci chiede: quanti anni ha Micia? Un saluto da Bella FIFA. Bella FIFA, e ti devo fare anche la parte di video dopo, cioè vabbè, niente. Comunque, quanti anni ha la Micia? La Micia l'ho presa, o meglio, si è fatta trovare nel mio giardino il maggio 2010, invece Pucci l'ho preso il 29 ottobre 2011, e quindi ce l'ho dal 2010, avrà avuto 5 mesi, comunque 2010 avrà 4 anni a momenti. Poi, ultima domanda ragazzi, ce la fa Michael, non so come si dica, scusa: quando fai la sfida con Capo di Squared? Allora, se tutto è andato bene, questo video uscirà già dopo la sfida, ma dato che non credo, perché qual è il problema principale? È che lui non mi risponde, ragazzi, ha migliaia di cose da fare, però tipo da 2 settimanelle che sto cercando di contattarlo, non ci è ancora riuscito a mettere d'accordo, quindi si spera il prima possibile. Voi andate a scrivere nei commenti quando fai la sfida con Axel, è una cosa abbastanza tattica, così che si farà il prima possibile. Allora ragazzi, queste prime 10 domande sono andate, o meglio, questo primo episodio di Fact Time si è concluso. Spero che il video vi sia piaciuto, spero anche che voi passiate un buon Natale, perché adesso non so quanti lo festeggiano il 25 mattina e quanti 24 sera come me. Comunque, spero che vi piaccia appunto l'idea, magari proprio prima di festeggiarlo, di vedere questo video tattico e rallegrarvi, diciamo, la serata. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi auguro un buonissimo Natale, buone feste, e quindi detto questo, vi saluto e vi dico potente, a palla e sempre al prossimo video, bolla! Auguri anche da Pulce. Micia. Oddio. Micia.